Quenta Silmarillion. L'inizio dei giorni. Capitolo 1. Ci fu un tempo, prima che Arda fosse formata appieno, dove Melkor dominava e spadroneggiava. Nel pieno del caos generato dal dominio di questi, una risata poderosa, impetuosa e inarrestabile colmò tutta l'aria di Arda e portò la paura persino nell'animo di Melkor. Uno spirito era giunto sul creato per aiutare i Valar a fare ordine e a creare un mondo adatto alla vita dei primogeniti, i figli di Ilúvatar. Quello spirito era Tulkas, apparso nella sua forma terrena con i capelli e la barba colore dell'oro e i suoi pugni stretti che avrebbero potuto schiacciare e spezzare qualunque cosa. La sua risata poderosa e la sua potenza bastarono per mettere in fuga il malvagio Melkor e farlo ritirare. Dopo quella vittoria, Tulkas fu uno dei Valar, entrando con gloria a far parte della corte di Manwë, il signore dei venti e capo degli Ainur discesi sulla terra. In quello stesso tempo, Yavanna, la dea delle foreste, iniziò a piantare i semi che per moltissimi eoni si era immaginata. Ma occorreva luce perché la vegetazione potesse crescere e prosperare. Così Yavanna chiese ad Aule, il suo consorte, il dio fabbro e maestro delle arti di forgiatura. Chiese a lui di forgiare due grandi lumi da collocare sopra la terra di mezzo. Barda e Manwë consacrarono e animarono i due lumi, posizionandoli in cima a pilastri di proporzioni mai viste, uno a settentrione e l'altro a meridione. Ilúin e Ormal erano i nomi di queste due luci. A quel punto, i semi che Yavanna aveva piantato iniziarono a germogliare. Licheni, muschi e alghe iniziarono a crescere. La terra si coprì di verde, il colore della vita che gli apparteneva. Le prime bestie iniziarono a popolare le foreste e le praterie, e i laghi e i mari. Eppure, ancora nessun fiore era sbocciato, e gli uccelli non dominavano ancora i venti del mondo. Manwë decise di festeggiare quegli eventi e organizzò una festa per celebrare la primavera nella Terra di Mezzo. C'era gioia e giubilo tra i Valar. Ma tanto più la loro felicità cresceva, tanto più cresceva l'invidia di Melkor, relegato nell'ombra, al di là della luce di Ilúin. La stessa luce che egli sfruttò per avvicinarsi dal nord con l'aiuto di alcuni Maiar, suoi fedeli. Esseri corrotti che vivevano tra i Valar per organizzare la sua vendetta. Uno fra questi era Sauron, il vassallo di Aule. Alla festa di primavera ci fu un altro festeggiamento. Il matrimonio di Tulkas con la sorella di Orome, il dio della caccia e delle bestie. Il suo nome era Nessa, la dea della fioritura, che danzò davanti a tutti i suoi pari quel giorno ammaliandoli con la sua bellezza e la sua grazia che aveva acquisito ballando con i Daini nelle foreste. Dopo la cerimonia, inebriato dalla festa ed ancora stanco, Tulkas si assopì, felice ed esausto da tutti quegli avvenimenti. Ma fu proprio lì che Melkor decise che fosse giunto il momento per compiere la sua vendetta. I Valar non videro quando varcò le mura nella Terra di Mezzo. Non videro nemmeno quando cominciò a scavare all'ombra delle montagne più oscure del nord, dove i raggi dei lumi erano freddi e fiochi. Scavò in profondità, così in profondità da poter sentire il calore della fiamma imperitura al centro del pianeta. Stava costruendo la sua oscura roccaforte. Utunno, la terribile dimora sotterranea di Melkor, così oscura e impenetrabile. Quando il suo insediamento fu completato, la Terra di Mezzo e la sua primavera vennero in parte corrotti. Alcune delle foreste, che erano dapprima fonte di vita, divennero oscure e tetre. La natura ne venne corrotta e le bestie mutarono. Crebbero loro corna, zanne e artigli. Fu allora che i Valar tutti si accorsero che Melkor era tornato all'opera ed ancora una volta stava provando a distruggere il loro lavoro. Ma se ne accorsero troppo tardi. Il Signore della Tenebra fece cadere i pilastri che sostenevano i lumi, facendo divampare incendi e fiamme intense per tutta la Terra di Mezzo. La caduta dei pilastri
creò depressioni e montagne e modificò l'aspetto della terra per sempre. Egli quindi scatenò di nuovo la guerra. Melkor però era un vigliacco, e quando si accorse che le sue azioni avevano risvegliato Tulkas dal suo sonno, scappò e si ritirò al sicuro tra le fiamme di autunno, scappando all'inseguimento del furioso dio con i pugni dorati. Oltre a Tulkas, però, nessun altro pensava a punire il malvagio dio, perché erano tutti presi dal fermare la devastazione che stava dilagando per la terra di mezzo. Dovevano contenere la distruzione e iniziare a ricostruire il prima possibile. Melkor portò quindi a casa una vittoria questa volta. I Valar non poterono fare a meno di accettare il fatto che la primavera nella Terra di Mezzo era finita. La loro terra prediletta era corrotta. Lasciarono quindi la Terra di Mezzo. Andarono quindi nelle terre più ad occidente, nelle terre di Aman, ai confini del mondo e circondati dal mare esterno che abbraccia tutta Arda. I Valar fortificarono quella terra innalzando i Pelori, i monti più alti mai creati, che fungevano da barriera e scudo a difesa di quella regione. Sopra la montagna più alta di esse, il Tanichetil, la montagna sacra, Manwë, il dio del vento e capo dei Valar, decise di costruire Uyolosse, la sua dimora dalla quale veglierà per sempre insieme a Varda, sua moglie, in cima ai loro troni sacri. La terra di Aman fu da allora chiamata Valinor, la terra dei Valar, che divenne ancora più splendente della Terra di Mezzo dopo il loro insediamento. I sovrani di questa terra costruirono poi la città sacra, Valmar, la città dalle mille campane. Yavanna un giorno chiamò i Valar a raccolta ad assistere a quello che stava per creare. Il suo canto fece spuntare due piccoli germogli al centro della città di Valmar. Telperion e Laurelin, uno d'argento e l'altro d'oro. Questi alberi erano luminosi, tanto da illuminare tutta Valinor. Ogni 12 ore compivano il loro ciclo vitale e tornavano poi a sbiadire, scandendo così il giorno e la notte, che a quel tempo erano dimezzate rispetto a quelle scandite dal sole e dalla luna. Era nato così il calcolo del tempo e il passare dei giorni e delle ere. I Valar molto raramente volgevano la loro attenzione alla Terra di Mezzo in quei giorni. Uno che fece molto per quei territori fu proprio Aule, che creò tantissime opere meravigliose con la Terra. Aule, in seguito, verrà chiamato l'amico dei Noldor, che tra i popoli degli Elfi furono quelli più affini alla conoscenza, alla creazione di oggetti e alle antiche lingue. Uno tra questi Noldor fu anche il creatore dei leggendari Silmaril, le incredibili gemme che avranno un ascendente potentissimo sulle ere successive. Manwë, detto anche Sulimo, non si era scordato delle terre esterne e riceveva continuamente informazioni dagli spiriti in forma di falchi e aquile che scandagliavano Arda. Solo dove risiedeva l'oscurità e l'ombra di Melkor le aquile non potevano vedere. Tra tutti i popoli degli Elfi, Manwë amò più di tutti i Vanyar, e da lui essi ereditarono le maggiori doti nell'arte, nel canto e nella poesia. Ulmo, invece, il signore delle acque, prese a cuore tra tutti gli Elfi il popolo dei Teleri, che impararono a conoscere il mare come la terra. Fu proprio grazie all'intervento di Ulmo, così come quello di Yavanna, che nella Terra di Mezzo la vita continuò ad esistere. Infatti Ulmo non dimorò mai a Valinor, insieme agli altri Valar. Yavanna curava spesso le ferite inferte da Melkor alla Terra di Mezzo e alle sue creature. Ogni volta che tornava a Valinor, esortava i suoi simili ad attivarsi e a muovere guerra contro Melkor e alla sua progenie corrotta. «Fratelli, dobbiamo muoverci e sconfiggere Melkor prima dell'avvento dei primogeniti!» Mosso da questi incoraggiamenti, Orome, il dio e signore della caccia e delle bestie, partiva armato di lancia e arco a cavallo del maestoso cavallo Nahar per dare la caccia a tutte le creature cornute dall'animo oscuro che avevano occupato le foreste della Terra di Mezzo. Egli correva come argento luminoso fra le ombre oscure. Ora che si è parlato molto della Terra e dei suoi creatori,
è finalmente giunto il momento di parlare dei loro figli, i primogeniti, gli elfi e gli uomini, parenti dei Valar e molto simili a loro. I Valar, infatti, non erano i padroni dei figli di Ilúvatar, ma bensì i loro capitani, i fratelli maggiori. Infatti, quando nelle ere gli Ainur hanno voluto imporre il loro volere sugli uomini, le cose non si sono mai volte per il meglio. I Valar strinsero legami molto più forti con gli elfi, piuttosto che con gli uomini, per via della loro somiglianza innata. Infatti, Eru ha creato elfi e Valar con una mentalità più affine. Anche gli uomini erano simili ai santi, tuttavia molto ridotti in statura e potenza. Ilúvatar concesse dei doni unici ed incomprensibili alle altre razze, solamente agli uomini. Dopo che i Valar partirono per Ea, la Terra, Ilúvatar, il creatore del tutto, stette in silenzio per un'intera era, per poi alzarsi in piedi e dire: «La Terra sarà la dimora di Quendi e Atani, ma i Quendi saranno molto più leggiadri e aggraziati di tutte le altre creature terrene, e avranno la capacità e saranno in grado di concepire più bellezza degli altri miei figli. Ma ho un dono speciale per gli Atani: la libertà. I loro cuori soffriranno moltissimo durante la loro breve esistenza, ma avranno una capacità unica di poter plasmare il loro destino e poter raggiungere grandezze inimmaginabili. Avranno infine solo loro la capacità di completare il grande disegno. I loro cuori potranno conoscere l'oscurità e fare scelte che potrebbero compromettere la stabilità di Ea. Ma poco importa. Questo è il dono che faccio a loro». Gli elfi hanno sempre guardato gli uomini con una certa diffidenza, credendo che essi fossero più un cruccio per Manwë che un vero e proprio aiuto. Molti elfi nelle ere future immaginarono gli Atani, cioè gli uomini, come più adatti all'ombra di Melkor che alla luce di Manwë. Nonostante Melkor stesso li abbia sempre temuti, perfino i corrotti che lo servivano. Il più grande dono e libertà concessa agli uomini però fu la morte. Laddove gli elfi rimangono sulla terra sino alla fine dei tempi, gli uomini partono per un luogo che nessuno conosce, nemmeno i Valar. Gli elfi, grazie alla loro immortalità, amano la terra come nessun'altra creatura. Infatti la loro fine è intrecciata a doppio filo con la fine di tutto il creato. L'età non li indebolisce e non conoscono malattia. Possono morire soltanto se uccisi, ma in quel caso andranno a risiedere nelle sale di Mandos, il dio dei morti, a Valinor, dalle quali, con il tempo, possono ritornare a camminare tra i vivi. Possono anche decidere liberamente di ritirarsi in quelle grandi sale, se lo ritengono giusto, ma solo dopo 10.000 secoli, se si ritengono stanchi di occuparsi delle faccende dei vivi. Grazie infinite dell'ascolto, restate collegati per il prossimo episodio che dovrebbe uscire la prossima settimana, quindi proverò a mantenere una regolarità. Intanto vi ringrazio e vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, a commentare e condividere il video se potete, e perché no anche seguirmi su Spreaker e Spotify, forse mi state già ascoltando da qui, non lo so. Potete anche abbonarvi al canale se volete. E colgo anche l'occasione per ringraziare i miei abbonati che mi danno un sostegno unico e mi spingono ad andare avanti tutti i giorni. Quindi vi ringrazio. Ciao ragnacci, alla prossima.